Buongiorno a tutti ragazzi, dai, oggi siamo a Neri, parlo piano perché c'è tanta gente qua, pieno, pieno, pieno. Siamo a Neri, nei Roveri, in Emilia Romagna. Il primo, dai, qua sotto una manita. Guardate, guardate che bello. Mamma che fungo, ragazzi, mamma che fungo. Spettacolo. Dai, qua nel pieno aperto, un po' avanti, vediamo com'è. Sembra sodo, un po' bagnato perché è ovvio che vabbè. Però guardate, sano, dai. Sanissimo. Va bene, dai, un po' come tutta la stagione. In tutta questa stagione i funghi sono stati praticamente tutti dai sentieri, negli aperti, bordo tagliata. Difatti qui guardate, tagliatissima. E qui a bordo tagliata nell'erba. Nell'erba, belli. Guardate un po', estivi, 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 guardate che estivi. Buono. Vediamo, qua ce n'è un altro. Qua no, qua. Due. Mamma. E tre questo. Guardate qua. E quattro là. Questo qua sotto. Un po' bagnati, ovvio, piove sempre, ragazzi, però che spettacolo. Ragazzi, in questo posto stanno uscendo dei funghi da paura. Ragazzi, tanta gente, però qualcosina, dai, ogni tanto si fa vedere nei piani, nei soliti punti, guardate che bello. Niente, dai, si gira per i boschi, non c'è niente, poi mentre torna la macchina qua, pratone, sentierozzo, e a bordo c'è lui. Vabbè, gli affatti qua, dai, pazienza, vediamo com'è. Ehi là ragazzi, guardate che fungo, mamma mia, spettacolare. Dai ragazzi, è così, guardate, sono tornato in questa tagliata perché ho detto vado ancora a fare un giro, tanto è mezzogiorno, la tagliata qua di rover, dove avevo trovato quegli stili. Guardate qui cosa c'è, piantato qui sotto un roverasso nel pianello. Cosa c'è? C'è un nero da paura. Oh, ma che nero! Guardate che roba! Che spettacolo! Ah, stocche! Mamma mia, che nero! Guardate che roba! Spettacolo! Vabbè, vediamo se ce n'è altri, dai, dimenticati da tutti. Tanta gente e i funghi ci sono qui ragazzi, guardate.
guardate che storie. Guardate questo. Che spettacolo. Dicono che chi cerca trova, dai, la gente purtroppo va un po' così random, no? Si sa, un po' schizza da una parte, un po' schizza dall'altra, non hanno metodo e quindi non ne lasciano sempre, sempre, sempre. Difatti guardate questo, qua, nel pulitissimo, mimetico, ma c'è, è lui, certo che lui. Allora, vi faccio vedere uno dei funghi presenti nei boschi in questo momento. E lui è l'Infundi bulicibe geotropa. Eccolo qua. Fantastico. Col caratteristico umbone. Forma ai muto. Ottimo per i sottoli. Le temperature e l'umidità hanno fatto in modo che questo esemplare si elevasse in questo modo e si ingrandisse. Guardate questi, tutte geotrope giganti, guardate. Fantastiche. È un altro fungo che è presente in quantità considerevoli, è l'Higroporus russula. Eccolo qui. Detto anche ciuccotto per il colore vinato, che si presta molto molto bene per fare i sottoli. Io ne ho già raccolto qualcuno, ne prendiamo ancora un paio dei più piccoli. Eccolo qua, guardate che belli, fantastici. Higroporus russula. Stavo raccogliendo ancora i cicalotti, guardate che belli, fantastici. Prendo quelli un po' più piccolini da fare sott'olio, questi belli grassi, guardate che grassi. Però poi mi sono accorto di una presenza inquietante. È lui, non è lui, certo che è lui. Eccolo, il re del bosco, dai, guardate che bello. Mamma, che spettacolo. E lo mettiamo insieme ai cicalotti. Niente, dai, volevo dire ciuccotti, non cicalotti. Cicalotti sono un'altra roba, dai. Sono questi, i ciuccotti. Quando vi dico che la gente passa e va, guardate, qua c'è il sentiero che va. Qui c'è un fungo
atterrato, e qui sotto il rovere, proprio all'ingresso del sentiero. Guardate che bello, mezzo mangiato dal capriolo, ma dai, l'altro mezzo c'è. Guardate che fungo. Va bene, dai. Gira, gira, esce anche un pezzo bello, dai, un po' più avanti, non sempre i soliti tappottini. Guardate che bello. Dai, sono contento oggi, sono contento, mi sono divertito. Ho trovato qualche fungo, non tantissimi, però guardate che belli. Sono arrivato qui in questo piano, ho visto di nuovo dei ciucotti Hygrophorus russula e ne ho raccolti un paio, poi mi giro e dico, ma quando ci sono quelli, il porcino. Difatti, guardate, vedete, l'hanno pulito, guardate, forse due. E dico, giro un attimo intorno, guardo, vedo se c'è qualcosa, eccoli qua. Li hanno scalciati, semplicemente scalciati, guardate che belli. Va bene, dai, sto per arrivare alla macchina, ho fatto questa tagliata per scendere la macchina lassù. E ho detto, ero qui che guardavo, ho detto, bah, quasi quasi do un'occhiata a bordo tagliata perché ho già reso. Guardate un po', qui in bella vista, a 50 metri dalla macchina, guardate che roba. C'è uno qua, fantastico. Uno qui che vediamo com'è, è un po' avanti, lo prendiamo, da seccare, dai, va bene. E questo, però questo. Ah, ma guardate questo che bello, fantastico. Solito, dai, stavo pulendo un po' il fungo, do un'occhiata più avanti, guardate l'altro qua, allora vediamo, diamo un'occhiata qua perché, ragazzi, guardate che spettacolo, che belli, che meraviglia, mamma che funghi, dai. Sempre qui bordo tagliata, dai, arriva il fungo del giorno da bobom bobom, batti cuore ragazzi, guardate che cose che ci sono qua, che dimentica la gente. Domenica pomeriggio, guardate che roba, porca miseria, guardate che aereus, guardate che portanza, che spettacolo. Lo raccogliamo, wow, guardate che roba, incredibile. Va bene, dai, la battuta è finita, sono le 5 e mezza, quasi buio perché è cambiata l'ora, c'è l'ora legale. E vi faccio vedere cosa ho raccolto, dai, sono contento, mi sono divertito, qualche fungo c'era, difficilissimi sempre perché comunque oggi è domenica e quindi ragazzi è così, domenica 27 ottobre